adesso state vedendo lo schermo grazie ai miei occhiali fantastici. E un salutino ragazzi, divertitevi, continuate a seguire Joe, che è un grande, Joe Power, che è un grande, mentre io ora farò la stessa cosa che sto facendo ultimamente su YouTube. Scompaio. Ragazzi, sono Power e no, ora si gioca. Ragazzi, che sono i tuoi super fan. Ogni tanto ci guardiamo i tuoi video al nostro. Dai ragazzi. Punta. Ragazzi, io vi dico solamente una cosa. 10 giorni vi trasferisco a Milano e sapete cosa vuol dire. Vuol dire che ogni volta che lui viene a rompere le scatole a Milano, le romperò anch'io insieme a lui. Grande. Guarda, li stanno laggiù. Io l'unica esperienza che ho avuto in gaming finora con Power è stata, vabbè, in Francia, ma stendiamo tutte le coperte pietoso. Dai, una partita di ce la siamo fatta. Esattamente. Oh yeah, baby! Oh yeah, baby! Shroud time, bitch! Grande. Vieni Matte! Mori! Nera de merda, dove vai? Qua! Matte sono io! Matte sono io! Matte sono io! Chiappa un macete, guarda! Dove vai? Dai, non ci posso credere, che schifo che fai! Che schifo! Che schifo! Che schifo. Comunque, cioè, erano tutti troppo piazzati. Me l'ho fixato oggi. Che coniglio quel tipo, che coniglio, ragazzi. L'ultimo è al centro, davanti a te al centro. Ce l'hai davanti, è qua davanti proprio. Sta ferma qua. Bravo, così. Sta là, sta arrestando il compagno lì. Lo stanno andando a arrestare, eccolo. Lo stanno andando a arrestare. Eccolo. Mamma mia, Bumbo, che cazzo hai fatto? Porca troia. Tell me one good reason why I should never make a change. Bra 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 bra, devi venire da me. Man. Ok. Ok. Sono più quello di Call of Duty. No, ho detto Call of Duty. Ragazzi, Dog e Paolo mi hanno ucciso il cervello. Porca troia, se mi mancano Dog e Paolo. Così io penso che ora, adesso, in questo momento, potevo stare con loro a bere una birra. Mi piange il cazzo di cuore. Ah, aspettate, cosa è successo? Il divario che c'è fra le persone che fanno un lavoro, fra virgolette, normale e non, è che a noi ci possono toccare, a noi ci possono commentare, noi possiamo leggere, ed è un divario che
purtroppo in altri ambiti come TV o anche un lavoro normale non esiste. Abbiamo modo di lavorare con quello che ci piace, ragazzi, e quanto è raro oggi. Di cosa stiamo parlando? Non vi state divertendo? Bravo. Non ti diverti e vieni pagato, ragazzi. Che cazzo di vita è? We'll be right back.